Guarda qui, dopo tanto tempo ci siamo rivisti io e Cristian. Para, con la mascherina, col cappello, non è che capiamo tanto chi siamo, però a me ne si vede un po'. Cristian poco si vede. Si vede poco. Ecco, deve dare un messaggio, Cristian. A tutti quanti che la vita, lo so, è difficile, soprattutto in questo periodo è brutta perché la situazione col coronavirus, con malattie così brutte, lo so, non è facile per nessuno, però c'è chi soffre ancora di più e c'è chi sta e Vieni dorme qua. sulla strada. Vieni. Scusa, che chi si sente troppo casino. Caritas che sono chiuse perché non fanno entrare, è un po' un problema su tutti i fronti, perché una persona che deve dormire sulla strada penso che è una cosa un po' brutta, perché È dormi in indescrivibile, eh? spiaggia, dormi in stazione, polizia ti manda via che ti caccia, i carabinieri che ti cacciano. Cerco di ritirarmi su, ma così vai sempre più in basso. Però devo andare avanti perché la dignità non me la faccio, non la perdo di sicuro, perché mi è rimasta solo quella, almeno quella. Però, come dico, è un casino, per me è un casino. Sta sempre scendo sempre più basso, più basso, più basso. Non ho capito che male ho fatto poi. Non è che ho fatto del male a qualcuno, ho ammazzato qualcuno, ho rubato, non faccio queste cose, ne spaccio, niente. Non ho capito perché devo supportare tutto questo. Un piccolo aiuto almeno, dal comune, dalla regione, che lo devono fare. Penso che non è che devono essere costretti, però un aiuto, ma non economico, perché quello non serve proprio. A me mi serve una casa ora. Perché a me, se tu mi metti in mano tipo 10 euro e mi mandi via tipo un prete che fa questo o un'altra persona, a me non mi è risolto niente. Perché domani sono appunto da capo, e come prima, a me mi basterebbe una piccola stanza per dormire, quello. Chiedo solo quello. Poi mi hanno tolto la carta d'identità, residenza, il comune di Castelfidardo, non ti danno la residenza, non ho una carta d'identità, ma stiamo scherzando? Ma miseria, Cristian, non lo sapevo fino a questo punto. Tutto, mi hanno tolto tutto, ma te, tutto. Dai. Io vado sul comune di Castello, secondo loro io la carta d'identità non ce la devo più, perché secondo loro mi hanno cancellato. E la carta d'identità a posto, io non ce l'ho più per la residenza, Oh mamma mia, non c'ho più niente, non mi credevo male. io non c'ho più niente, L'ultima volta che ci siamo visti, quant'è? 3 mesi ma 3 mesi fa, ma prima stavo lavoricchiavo, adesso ma te non sto a fare più niente, Non niente, c'è no, alternative. non c'ho reddito, non c'ho niente, non posso più manco il reddito di cittadinanza io, Manco quello. no, E perché non perché? c'ho la carta d'identità, Porca miseria, il colmo, è il colmo. pensate come sono messo. È È assurdo, è giusto, assurdo ma secondo proprio. te è giusto? Ma perché te l'hanno tolto? Perché la residenza quando non stavo più con i genitori, e dopo morti tutti e due, tanto lo sai, e Sì. quando è morti io non stavo più lì da casa, arrivati tre volte i vigili, da come mi hanno detto loro, mi hanno preso, mi hanno tolto la residenza senza saperlo. Sono andato a fare la carta d'identità, quando era scaduta, mi ha detto oramai non ce l'hai più la residenza e la carta d'identità non la posso fare. Mamma mia, Sono è roba. gravissimo, è una roba impossibile, io No, non me l'aspettavo mai. io volevo chiamare la polizia. Ma io Magari, non fosa. porca miseria, Ma io sì, fo fallo veramente. fa direttamente. Ma io non fo veramente. Io chiamo la polizia, fuori e non mi muovo dal comune finché non mi sistemano. È una buona idea, è una buona Perché idea. così io così vado giù sempre più basso, mi è male. Ci credo, come Non è fai che devo a... morire per colpa di loro. Certo, Non come è fai a giusto. reggere col freddo che Non è giusto, ma te. c'è? Io spero che qualcuno adesso, anche questo video, che lo vede, si mette la mano nella coscienza. Speriamo che lo vede qualcuno, che ha un cuore, perché qui non si tratta più perché c'è gente che ti dice che fai schifo, sono arrivato a quel punto, Perché perché stai te sulla strada, ma vedono te, normale, stai lì sulla strada, ma e te ti non dicono sai, così. sì, c'è gente che ti capisce, c'è gente che ti dice fa schifo. E non è giusto, capito? Non è giusto, Matteo. Certo, io non me l'aspettavo, guarda, sta cosa, mi hai buttato proprio. No, ma Ma io adesso, dispiace tantissimo per te. io Matteo non so più cosa fa. Stai 24 ore in giro.
H24 in giro? Non c'hai meta? Certo, non c'hai meta. Che vai a fare in giro? Senza carta d'identità poi sai il fatto del coronavirus. Che fermi. Qua non puoi stare, là non puoi stare. Ma scusatemi, dove devo andare? Sono non ho la residenza, no? Ma è assurdo, ma sei di Castelfidardo? Dove vado? Perché non ti pone le tasse a carta d'identità? Quello è. È allucinante, è allucinante. Ma almeno datemi una carta d'identità per prendere almeno il reddito di cittadinanza. Ma certo, ma come minimo, come minimo. Mangiare è un male, t'arrangi per mangiare. Ma quando ieri ho dormito in spiaggia, a Porto Canale, un freddo tremendo. Madonna, come avrei fatto? Pioveva, è venuta giù, l'acqua l'ho presa tutta qua, ero zuppo bagnato. Porca miseria. Mentre mi sono svegliato, zuppo bagnato. Come avrai fatto con questo freddo, Cristian? Ma non gliela fa più, infatti, a te. Perché tanto così muoio. Come mazzo. Mamma mia. Perché è impossibile sta... Certo, sulla strada. È impossibile. No, impossibile. Perché non c'hai meta, non c'hai meta, ma te. Io mi domando e dico, no? Può sta che uno del castello che comanda non un po' le dà un luogo da sta, un tetto a Cristian? Che c'ha tanto bisogno. E la carta d'identità? Intanto ci sono andato, ma te la risposta di loro è che no, io sono l'unico caso in Italia, ma non penso proprio. Perché non sai quanti ne ho visti per strada. Non sono l'unico, ma te. Ma ce n'è parecchi. Ma io sto girato, tutta Italia mi sono fatto. Quasi, mi ho fatto Bologna, ma che non c'ho una meta. Non so. Poi sali sul treno, non fai il biglietto, è normale che ti fa scendere. Certo. La prossima scendi. Ah. Poi dopo devi aspettare con l'altro treno, due ore, tre ore, e riscendi un'altra volta. È una vita, eh. Mamma mia! Cosa mi hai detto? Cosa mi hai detto? Che vita è questa? Senza meta, come hai detto te? Senza niente. E non è giusto che una persona nel 2020, siamo nel 2020, mica, ma neanche più gli animali. C'hanno un padrone gli animali. Sì, sì. C'hanno in casa gli animali. E poi gli animali, adesso i cani, c'hanno anche il canettone e il cantorrone. Pensa tu. E allora, parli del coronavirus, che poi per me il coronavirus è tutta politica. Ci sarà qualcosa che c'è, è sicuro, però non è così come la mettono loro. Adesso riapre tutto, no? Poco succede. Finite le tredicesime le persone, a gennaio ti fa vedere chiude tutto. Sì, quello è sicuro. Fanno così, è politica. Però mettono in tilt tutto. È normale, che dopo non gira più nemmeno l'economia. Non gira più niente, i bar, i ristoranti, tutte queste persone qua, tutti richiude tutti. Pure gli alberi, le gambe. Tutto, dappertutto. Perché gli dai le gambe alle persone, ma loro stanno a togliere la dignità alle persone. Loro stanno, il governo si sta divertendo sopra le persone. Perché adesso sai cosa succede? Il ricco sempre più ricco, il povero sempre più povero. E questo hanno fatto loro, eh? Sì. La massoneria. Sì, però non me l'aspettavo proprio che la carta d'identità non te danno. No, non me la danno. Adesso provo a Loreto, dov'è che sono nato. Certo. Pure te sei nato a Loreto, come me. No, a Loreto. Siamo nati a Loreto. E so che lì pure stanno a dare le case popolari. Però prima che la danno a me, Matteo, me la danno a quelli coi figli. Ma danno a me, capito, che sono da solo. Ho capito. Non però è facile che la piovevo. Porca miseria, però te deve ne dare per forza un'alternativa. Ma un alloggio, ma a me mi basta un alloggio, ma a me mi basta uno scantinato. Per un letto mi metto lì. Una cuccia del carro. Certo, ho capito. Ma io adesso fra un po' sfondo qualche porta di una casa vecchia. E entro. Per forza, come fai? Perché se non gliela fa più, non gliela fa più. Madonna, prima, Madonna, che devo fare? Andare in galera, va bene? Mi date a mangiare, a dormire tutto. Vado là, vuoi quello, ma prima fa la strage. Ma te, se ci vado per un motivo. Certo. Dai, no. Sei costretto. Non va bene, perché dopo sono troppo buoni. Così, essere troppo buoni, chiedi pure i coglioni a te. E non va bene, assolutamente. Comunque, io mi auguro che stanno. Io non è che auguro il male agli altri. Però se lo passa altre persone così, ma te non è facile, non è facile assolutamente, perché io vorrei che un giorno passassero questi del comune, queste persone qua, un paio di giorni sulla strada, poi vedi cosa significa, dopo vedono cosa significa. Mamma mia, Cristian.
Dopo che? Sono proprio dispiaciuto per te. Ma dentro mi dolle il cuore per te. E non pensavo che... Ormai è un mese e mezzo questa storia. Madonna, un mese e mezzo che dormi così. Porca miseria. Ogni tanto vai in albergo, che mi sei soldi Andrea, 30 euro piglia l'albergo, non prendi 10 euro al giorno. 30 euro sono tanti, A giorno lo fai per il mese 900, ma dove li prendo? Mamma mia, davvero? Cioè, certo. Mi basta una casa piccola, uno scantinato, mi basta qualcosa così. Se no te l'ho detto, Matteo, sfondo una porta, entro. Do però l'acqua, l'erogazione, come fai? Sì, Matteo, però dormo un po' al caldo. Sì. Perché in spiaggia non la fai dormire. È impossibile, con tutta quell'umidità, il freddo, è assurdo. Questa notte pioveva di rotto, pioveva a vento così, anche se stai sotto, però... Il vento così? No, no, vabbè. è impossibile a dormire notte. Ma allora vogliono distruggere le persone, ma non gliela fanno a distruggere. Loro si pensano che a me mi distrugge, ma non gliela fanno. Perché te l'ho detto, polizia ti ferma, carabinieri ti ferma, ma senza carta d'identità dove vado? Certo. Sì, io come se non fossi nessuno. Sì, comunque è impossibile, guarda, quello che mi hai detto te pare impossibile che succede, non però, può succedere. Come un abitante di Castelfidardo, un cittadino italiano, che dovresti averci tutte le tutele possibili, te togli nella carta d'identità. Però è possibile, Matteo. È incredibile, incredibile, io mi meraviglio. Loro lo fanno, Matteo. Io mai sentito una roba del genere. Ti porto su, ti faccio sentire quello che ti dice. Ho chiamato anche l'altra volta, mi pare Diego o Mattia, uno di due, e l'ha detto pure a loro. Mamma mia, cosa mi hai detto? Che Castello è così. Sono andato dal sindaco, il sindaco non mi riceve, poi lo conosce a Rupè, Asca. Non ti riceve? No, io ho detto, io voglio fare una col sindaco. Ma il sindaco c'è sempre da fare il sindaco. E chi è? Il Presidente della Repubblica. Per quando sta il sindaco di Castelfidardo. Porca miseria, guarda. Ma se no mi metto davanti al comune, me levo, e poi vediamo cosa fanno. Me levo, mamma mi metto mia, una catena, mi incatino e a posto. Per forza, devi fare una cosa così. Sì, se no chiamo Striscia Notizie veramente, chiamo il Gabibbo. Lì, SOS Gabibbo, lì. Sì. Ci chiamo, venite un po' su. Venite un po' qua, che a me se mi sta succedendo questo. Guarda che questo fa scalpore, questa notizia. Che non ti danno neanche la carta d'identità, non puoi più l'assegno de cos'è che hai detto? Del reddito di cittadinanza. Più niente. È allucinante questo, è allucinante. Te non c'hai reddito, non puoi prendere il reddito di cittadinanza. No, senza carta d'identità non te lo dà. C'è chi è che c'ha reddito e lo pia. E te non c'hai niente, non lo puoi pia. C'è chi lo pia, ma te con le ville. È quello. Con le ville. Sì. E questi lo pia. Te che non c'hai niente, dormi fuori, per terra, non puoi pia reddito di cittadinanza. È assurdo, È assurdo, ma è vero. È così, è la legge italiana questa. Mamma mia, quanto mi dispiace per te. Ma tanto, te l'ho detto, ma te... Bisogna che lo fai contattare assolutamente a Gabibbo, a Striscia la Notizia. Adesso lo fa, perché mi sono stufato, sono arrivato al massimo. Ma questa notte ho dormito 3 ore. Cioè, credo, come fai? Sto pezzi. Senza il sonno è impossibile a vivere. Poi dormi per terra, buttato giù per terra in spiaggia, butta una panchina di legno. Porca. La mattina ti svegli con gli ossi tutti rotti. Ma ci credo. E mica mazzata nessuno. Mamma mia, come triboli. Ma stiamo a scherzare. È assurdo. Allora, dove è che deve ne contattare se c'è qualcuno che te può ne aiutare? Matteo. Tu te può ne contattare. Dopo non vorrei che c'hai un'altra volta gli scherzi telefonici. Ti ricordi l'altra volta che c'è gente che prende in giro sulle persone che stanno a soffrire? Ma anche sul canale tuo, se vuoi. Voglia, sai le minacce di morte? No, se mi vuole ne contattare sul canale tuo. Tramite me il mio? Ma anche per un lavoro, vita alloggio, così. Da qualsiasi posto, da tutta Italia. Faccio qualsiasi tipo di lavoro. Quindi chiunque vuole aiutare a Christian, qui presente, lo faccia e mi scriva a me tramite mail. matteomotion@gmail.com. A posto. Grazie a tutti. Cercate di averci un cuore, perché andiamo avanti. Il motore della vita è l'amore, non è l'odio, l'indifferenza. Così è l'indifferenza. Io dico, no, anche chi è che ci comanda, no? Ma è possibile mai che non c'ha né coscienza? Tanto non mi frega, Matteo. Non mi frega la pancia piena. Ma quella di giugno, Matteo, io ci ho fatto caso sulla strada, ma stai.
Non gli interessa quanto. Ma anche questi non gli frega la gente. Però non può continuare a cucire su mondo. Ce n'è qualcuno, oh, per l'amore di Dio, ce n'è qualcuno che ti dà una mano. Tipo Andrea. Tipo Andrea, risparmio virtuoso. Però ce n'è pochi, contare Andrea e Matteo. Mm. Non ce n'è tanti, capito? Perché ce n'è tanti che ti schifano pure. Certo. E ce n'è parecchi di quelli, eh. E poi te chissà quanti ne hai visti di sta gente. Ma addirittura l'altro ieri uno mi ha detto che schifo, come che schifo? Oh, come che schifo? Io non fa schifo. Beh, male, una doccia la può fare, la devo fare. Io non fa schifo, ogni tanto la perdo. Non è uno schifo perché uno dorme lì. Se non c'è a posto, dove devo stare? Ma se non ti fanno la carta d'identità, mica è colpa tua. Tu dormi con i piedi, con i cavalli. Certo. Ma dai. Mamma mia, che umiliazioni che ti tocca più a Cristian. Comunque non fa niente, tanto. La vita va avanti, io non muoio con te. Fai bene. Voglio tante volte ho detto a me che muoio. Se muoio non me ne frega a te perché a 46 anni ci sono arrivato a posto. Mm. Però la soddisfazione allora da Masame non mi ha dato. È così a te. Allora mi raccomando, sappello, prendetelo di cuore e contattatemi per aiutare a Cristian. Così io a Cristian lo faccio sapere. E dopo se mette in contatto. Soprattutto per il lavoro, come ho detto, se c'è un vitto alloggio, io sono disposto a spostarmi in tutta Italia, da nord a sud, a me non. Qualsiasi tipo di lavoro. A posto. Allora, ciao Cristian. Ciao Matteo. Ciao. Grazie di cuore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a te che ti sei esposto, messo in esposizione, e grazie a chi è che aiuterà Cristian. Ciao. Ciao.